Bella a tutti i Fortniters, benvenuti su LeonTube. In questo video andiamo a vedere come fare la missione contrassegna nemici in una partita singola. Per farlo usiamo la nuova arma, il falco ricognitore. Lo prendiamo, andiamo a nasconderci da qualche parte. Proviamo ad andare qua sopra. Proviamo ad andare qua. Dobbiamo stare in un posto all'aperto. Oppure vicino a una porta, altrimenti il falco non parte. Lo mettiamo qua, lo lanciamo e andiamo a cercare i giocatori avversari. Dobbiamo stare attenti perché c'è un segnale fino a un certo punto. Arriva, possiamo sparare il radar. Non ha trovato niente, anche se qualcuno ci sta sparando. Andiamo a vedere perché ora. Li dovrebbe trovare, se li trova anche in automatico. Eccolo qua, uno. Eccolo, lo ha trovato, vedete? Intanto cos'è questo coso qua su? Ah, ok, sono le casse che stanno arrivando. Allora, uno, due, vedete, ha trovato il secondo. Poi se ci allontaniamo un po', lo facciamo un attimo, magari scomparire, lo teniamo un attimo d'occhio, vediamo se riusciamo a ribeccarlo, se scompare, perché rimane per molto tempo. Eccolo là, adesso è andato via. Possiamo anche aumentare la velocità, vedete, tipo abbiamo un turbo. E qui siamo, iniziamo a essere fuori segnale. Ok, in questo caso rientra. Così ne abbiamo fatti già tre, avete visto? E questo è il metodo molto semplice e veloce per fare la missione, quindi basta nascondersi, lanciare il falco ricognitore e riusciamo a fare la missione in modo molto facile. Comunque, l'ideale magari è atterrare. È atterrare in un posto dove ci sono, nelle città, quindi nei luoghi indicati, dove ci sono più persone e poi riuscire a trovare il falco ricognitore, che poi magari lo vende anche qualche personaggio. Tipo adesso, se avessi trovato il falco ricognitore, sarei qui a sparare a quelli che si stanno combattendo in questo momento, a questi avversari che stanno combattendo qua. Andate direttamente dove sono i forzieri, in modo da poter trovare il falco più velocemente. E niente, che altro dirvi. La missione si fa in quel modo, il falco vi trova i giocatori in automatico, addirittura io una partita prima ce ne avevo 9 e non li avevo proprio visti. Eccolo qua, ad esempio, uno è qua dietro, vediamo, lo possiamo ovviamente segnalare anche così, in questo modo. Allora, se il video vi è piaciuto, mi raccomando, bel mi piace, condividetelo con i vostri amici. Oh, non dimenticate di lasciare un mi piace e nemmeno di lasciare un commento. E se vi va, come sempre, vi invitiamo a iscrivervi al nostro canale. E non dimenticate di cliccare la campanella per non perdere i nostri aggiornamenti. Ciao a tutti!